Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Kirk. Siamo qui per il quarto episodio di Wolfenstein The New Colossus 2. Allora, siamo scappati dalle metropolitane, non ci siamo fatti mangiare dai coccodrilli. Andiamo avanti nella nostra missione, che non mi ricordo cosa che devo fare. Raggiungi lo State Building, ok. C'è subito da ammazzare qualcuno. Andiamo alle spalle. Piano piano, senza far rumore. C'è qualcuno? Incendiaria. Salute al massimo. Ah, cavolo. Ecco, l'allarme è già partito. Dov'è che mi sta scalando? L'ho preso? L'ho preso, quello anche, mettiamoci al riparo. C'è un altro libesto, quello è vivo? Eh sì, era vivo, disgraziato. Ma dov'è che? Ah, è un affare. Preso in pieno. Qualcuno? Andiamo avanti di qua, credo. Sapere dove devo andare non sarebbe male. Raggiungi lo State Building. Devo salire o devo scendere? Vediamo un po'. Di qua non si sale. Non si sale. Scendiamo. Dobbiamo scendere. Buttiamoci una bomba lì, vediamo se si apre. No, non si è aperto, che cavolo. Vediamo questo. È scarico, ma vaffanculo. Ovviamente non si apre. Strato. Perché non riesco a passare di qui? Non mi fa passare. Ok, ci siamo incastrati in questo angolo, non so il perché. Questo non viene giusto, cosa? Neanche con le bombe. Vediamo qua, posso scendere ancora, no? Ah, devo uccidere. Dove cavolo è il capitano? Devo uccidere il capitano, sennò non posso uscire. Sapere dov'è. 12 11 12 11, 9, quindi dalla parte di qua sopra, forse dalla parte di qua, ma sopra devo salire. E io mi sono buttato giù, ero già qua. Dov'è? Dove sei? Ah, guardalo, dov'è, guardalo. Ciao. Ok, adesso posso salire anche lì? Che posizione è quello? Vediamo dove posso passare per andare sopra. Di qua no, di là sì, ok. Andiamo su di qua, prendiamo la nostra scheda. Ok, penso di essere giusto di qui. Cosa devo fare? Entra nello State Building. Dove cavolo è lo State Building? È quello lì? Boh, scendiamo. Ehi, oh, ragazzo, cavolo, quelle cose. Sei qui per mettere alla prova questo vecchio? Mi ha già beccato. Se non sono morto ci manca poco. Via. Via anche veloce, via. Facciamo il giro. Cos'è che era qua? Chi è che mi spara? No. Dove sono? Posso salire? No. Andiamo di qua. Dove è andato?
che cavolo è? Proviamo a salire di qua, magari da qui riesco a sparargli. Se viene di qua non c'è neanche un'arma, non c'è niente. Guardate, io so, ah, guarda chi ce l'ha, che scherzi, eh. Ci sono anche dei cani, non è che vengono qua. Come fanno venire qua i cani? Che sta sparando? Oh cavolo! Se che mi ha visto, adesso io lo sparo da dietro. Proviamo così a girarci attorno. Dov'è andato? Come fa a vedermi? Trova il modo di salire in cima allo State Building e di contattare il gruppo della resistenza. Cerca un ascensore, okay. Scale, qualsiasi cosa. Il livello di radiazioni dovrebbe essere accettabile in cima al grattacielo. La tua voce, Anya. Il suono più bello che esista. Devo trovare un ascensore. Dove è andato? E muore, però non muore. L'ascensore, questo non è l'ascensore, andrà bene lo stesso. Eccolo il capitano, non lo vedevo, vaffanculo. Dove è andato? Dammi le informazioni. Credo che devo andare su. Ma chi è che mi sta sparando ancora? Credo che devo andare di su, vediamo. Non mi dice niente, proviamo. Spara la faccia, stronzo. Di qua dove vado? Qua non vado da nessuna parte, quindi andiamo su. Proviamo ad andare su, vediamo se siamo giusti di su. Di su, di sotto. 20 metri. La scheda non l'ho presa. 20 metri dove? 11. E qui, qui dietro dove? Ma cavolacci. Mi dice che è qua. Devo fare il giro da sopra, ho già capito. Dai, noi restiamo lì a girarci intorno. Se passiamo da qua, vediamo se riusciamo da sopra. E sarà di qua sicuramente. Nessuno, sei salvataggio, quindi siamo giusti di qua. Eccola la porta. C'è nessuno da sparare. Cos'è? Oh cacchio! Giro attorno, giro attorno al muro, giro intorno a una stanza. Dai, dai, dai. Ciao. Ok, questo mi può servire.
c'è una scala. Cos'è che è? Arrampichiti sulla scala e abbandoniamo il livello. Beh, abbandoniamo il livello. L'ho fatto? Sì. Vediamoci il video. Saresti uomo bianco. Stiamo calmi. Prima di tutto ci tengo a chiarire che non sono un nazista. Cosa hai detto? No, sei un nazista? No, non sono un nazista. Non sono un nazista, ok? Beh, se non lo sei, allora o sei un nero o sei un anormale. Non mi sembri un nero, quindi ti fingi un anormale. Ti sembra un anormale, sorella Grace? No. Aspetta, aspetta. Non sarò un anormale, ma... Ecco, l'ho detto! Un cazzo di nazista! Fanculo. Figlio di puttana! Te lo ripeto. Io non sono un fottuto nazista. Ehi! Ora Super Special ritorna coi piedi per terra adesso. O ti infilo questa granata direttamente su per il culo e mi metto a ballare mentre le tue budella schizzano a destra e a manca. Che cosa ne pensi? Ragazzi, non ho tempo per le stronzate. Abbiamo cercato di metterci in contatto con voi. Vogliamo organizzare una rivoluzione in America. Vogliamo? Il circolo Chrysler. Specie accompagna questo figlio di puttana in casa e dagli un pasto caldo. Rimetto la spoletta. Cazzo! Al riparo! Rilassati, amico. È difettosa. La stronza ha un bel senso dell'umorismo. Amico, mi stai schiacciando. Ti piace il chili? È la ricetta del mio vecchio. Niente cucchiaio, però. Grazie. Cos'è questo? Un recinto per polli? Recinto per... È la mia gabbia di Faraday, amico. Ti piace? Impedisce a quei maledetti super radar nazisti di trovarci. Mi sono quasi fatto uccidere da William Blaskovich. Cazzo! Mi dispiace. Eri qui quando è esplosa? Sì, ero qui. Sono sopravvissuta, quasi incolume, perché ero sottoterra. Quando sono salita, mi sembrava di essere nell'inferno di Dante. Ricordo gente mutilata per le strade. Ricordo... le grida spettrali che echeggiavano tra le macerie dei palazzi. Ricordo una madre e suo figlio. Il ragazzo barcollava disperato in mezzo al caos con le braccia protese in avanti. Chiamava sua madre. Ma il calore della bomba gli aveva liquefatto la pelle delle braccia che penzolava, come se avesse una maglietta più grande di due taglie. E ricordo sua madre. Strisciava verso di lui. Metà del suo corpo se n'era andata. Era senza gambe. A cosa pensi in quei momenti? Quando sai di aver perso tutto ciò che... A cosa pensi in momenti come quelli? Merda. Mi rimarrà il segno. Mostri schifosi. Non mostri. Uomini. Mi spiace per la tua perdita, Blaskovich. Per quel che ho conosciuto Caroline, era incredibile. Aveva le palle quadrate. Palle? Ma per quale cazzo di ragione le palle vengono utilizzate sempre come un sinonimo diretto di coraggio? Delle piccole cosette fragili, che se ne stanno lì tranquille avvolte al calduccio nel loro cavolo di... lurido involucro di pelle rugosa.
È un mistero. Già, la cosa positiva è che servono a creare la vita. Già, ne ho un paio in arrivo anch'io. Carino il piccoletto. È una femmina. Oh, scusami. Scusami di cosa? Che c'è, Speci? Un cazzo di esercito di maiali che arriva dalle strade. Merda, ci hanno trovato. Bene, hai un piano per fuggire, Blaskovic. Anya, ci serve un'estrazione immediata. Ricevuto, William. Invio Asuna e As2 per estrazione immediata. Ok, porta la tua gente sul tetto. Io intanto distraggo i nazisti. Fratelli e sorelle, ascoltate. Ho bisogno che andiate tutti sul tetto. Adesso, evacuazione. Portate l'equipaggiamento. Forza, presto, gente. Su, veloci, prendete la roba. Sicuro? Tu preoccupati di salvare la tua gente. Forza, venite a prendermi. Fottuti, bianchi maiali fascisti. Ok, dai, tocca a noi adesso darci da fare. Forza, vediamo un po' dove sono. Li aspettiamo, cosa facciamo? Troviamo un po' di bombe, cosa c'è qua? Non c'è niente. Armi, prendiamo tutto. Ok, abbiamo sbloccato un trofeo Amazing Grace. Facciamo sparare, va. Li aspetto qua. Chi è? Si mette male, spostiamoci. Oh cavoli, quanti sono a sto giro? Che roba grossa là. Sarà meglio che me la svegno di qua. Via. Kit di potenziamento dopo lo usiamo, se mi ricordo. La testa che va giù. Ok. Ma ce n'è un altro. Vaffanculo. Voglio morire. Via via. Questo è buono. Ma c'è quel cavolo di robot. Dove cavolo? Eccolo là. Successo. Cambiato arma? Mitragliatrice. Dov'è? Oh, ce l'ho fatta forse. Cosa devo fare? Devo andare? Vengo! No, mi sa che ho sbagliato. Mi sa che devo aspettare un attimo. Vabbè, ci riproviamo, dai. Mi sono fatto prendere dalla foga e ho deciso di lanciarmi. Riproviamo. Ok, come vediamo un po' cosa devo fare. Forse non mi devo lanciare subito. Evacuazione completata. Salta dentro blasco. Salto? Caroline, guarda, un altro lancio. Ah, ok. Va bene, adesso ci sarà il filmato. Io per questo quarto episodio vi lascio così. Ok, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo episodio. Sei tu la mia vicina, Abby. Sì che sei tu. Sei una bambolina. Sei proprio una bambolina. Dobbiamo farlo, Grace. Dobbiamo risvegliare lo spirito combattivo americano. Scatenare una rivoluzione. Merda. Noi abbiamo combattuto ogni fottuto giorno, Blaskovic. I bianchi, invece, hanno mollato il colpo. Vedi, ormai non sanno più cosa significa combattere. No, fanno tutto ciò che il Führer gli dice di fare. Sono stronzate. Vogliono farla pagare i nazisti proprio come me e te. Hanno bisogno che qualcuno gli faccia vedere come. Chi comanda nel sud, dalla vittoria dei nazisti?
Il fottuto Ku Klux Klan del cazzo, ho ragione? Esatto. Quindi che cosa pensi di fare? Andare lì e stringergli la mano? Fare la pace e convincerli a unirsi a noi? Ma fammi un po' il favore, Blaskovic. Lascia perdere Rivolta Gabbana. Pensa alla gente comune. Senti, io sto tirando gli ultimi. Non so quanto tempo mi resta. Non riesco nemmeno a reggermi in piedi da solo. Ho visto di peggio. Forse hai ragione. Forse gli americani si sono abituati a vivere sotto la tirannia. Forse quando tirerò le cuoie i nazisti saranno ancora al potere. Sorella Grace ha sempre ragione. È una lezione che ho imparato. Non lo so. Però so questo. Ed è che se togli la libertà agli americani stai giocando col fuoco. E io voglio gettarci sopra della benzina. La gente ha bisogno di sapere che non dovrà più sopportare. È questo che ho intenzione di fare, prima di andarmene. Ora sì che mi piace, Blaskovic. Vuoi che i nazisti si piscino sotto? Vuoi colpirli dove fa più male? Cazzo, vuoi scatenare un gran bel casino? Allora hai trovato la donna giusta. Se ti è rimasto ancora un briciolo di voglia di combattere e spaccargli il culo... Beh, guarda un po'. Ho in mente un piano che scatenerà un terremoto ovunque. Accidenti! È già ora di tornare a Roswell. Puoi scommetterci. Che ne dici di questo spettacolo? Sì. Questa volta te l'ho fatta, mio piccolo Goylem. Pensos? Non saprei, Maxwell. Bene, bene, è qui che prendete le decisioni importanti. Ci servirà un posto per dormire. Questa stanza è vuota. Super Special! Ehi, Bianco, alla mia gente serve una casa, energia elettrica, accesso alla radio e il bagno. Capito? Per favore. Come? Per favore. Se vuoi qualcosa, chiedi per favore e non osare chiamarmi inglese. Senti, stronzo, stiamo qui a discutere o ci mettiamo al lavoro. Allora? Non farci caso, non ho alcun controllo su questa cosa. Al tuo servizio. Che c'è, capo? Staremo qui. Ah, l'hai detto, sorella. Ok. Ascoltate, fratelli e sorelle. Il... l'inglese permaloso vi farà vedere le vostre postazioni. Dopodiché guardatevi attorno. Trovate una sistemazione e presentatevi all'equipaggio. Fate i bravi. Ma fatevi anche rispettare. Cazzo. Come ha detto la signora, seguitemi. Avete bombe atomiche qui? Sì, le abbiamo. C'è una scorta di testate nucleari giù nella sezione F.